genitori di oggi portano un peso molto grande che è dato dalla cultura nella quale siamo immersi. Penso che la teologia può dare in questo una guida, perché appunto i genitori non sono soli, ma sono genitori, potremmo dire, in società con Dio. L'autorità genitoriale, secondo me, deve strutturarsi in modo dialogico, di rispetto della persona, di ascolto della persona. La cosa più importante è che i genitori riescano a ricordarsi di essere stati figli. Man mano che il figlio cresce, il genitore deve fare questo movimento, no? Dal bambino tenuto stretto al cuore, deve lasciarlo andare. È importante riconoscere che l'autorità e la filiazione, la condizione filiale, non sono un ostacolo alla libertà, ma sono anzi la base per la libertà. Il padre non è solo amico, è padre, no? E quindi deve avere questo ruolo di guida, questo ruolo anche di chi impone o aiuta a riconoscere delle regole, delle norme, dei limiti, perché solo così il figlio sarà libero. È molto importante che i genitori rimangano nel suo posto, diciamo, di punto di riferimento, quindi che abbiano questa autoritas, promuovendo un ambiente di fiducia con i figli.